Ciao, finite le vacanze, si ricomincia la normalità. Per come avevo già promesso nell'ultimo video tutorial, oggi andremo a vedere come realizzare un ricamo su un progetto a maglia. Se vi interessa il tutorial, rimanete con me per vedere quello che vi occorre per realizzarlo. Per realizzare un ricamo su un progetto a maglia avrete bisogno, in primis, di uno schema. Qua davanti ho una griglia, per come vedete c'è questo fiore monocolore, ma per andare a cercare dovete andare a cercare tipo uno schema jacquard o si chiama anche ferrule, ma potete utilizzare tranquillamente anche dei schemi a punto croce, quelli ovviamente sono un po' più elaborati. Con altre parole, potete utilizzare qualsiasi schema che è diviso con i quadratini, perché praticamente ogni quadratino significa una maglia. Poi avrete bisogno dei segnappunti perché questo ci aiuterà a individuare la posizione del nostro ricamo. Per iniziare, io ho realizzato un piccolo campioncino a maglia rasata perché qua andrò a realizzare il fiorellino. Poi ho procurato due colori perché userò per la parte centrale il colore più scuro e per la parte esterna il rosa chiaro. Poi avrete bisogno anche di un ago con la punta arrotondata che si usa normalmente per la lana. Adesso dovete andare a procurarvi il vostro schema, dopodiché dovete andare a contare in altezza e in larghezza i vari quadratini. È importante fare questo per capire dove andrà posizionato il ricamo. In questo caso proverò a metterlo più centrato possibile. Per cui sono andata a contare, io qua ho avviato praticamente, ho avuto 40 maglie, per cui ho contato partendo dal margine del mio quadrato. Siccome il fiore è un 17x17 quadratini, ok, ho contato le maglie fino ad arrivare nella parte centrale a 17 maglie e ho posizionato i marker, ok? Ma soltanto nella base, nella parte superiore non mi interessa perché so che ho abbastanza maglie per far sì che il fiorellino ci sia dentro. Dopodiché andrò a tirar via ovviamente questi marker, ma è soltanto per avere una guida quando andrò ad iniziare a ricamare. Intanto vado a mettere il filo. Un altro consiglio che vi do: utilizzate per ricamare, dovete utilizzare lo stesso spessore con cui avete realizzato il vostro progetto a maglia. Non vi consiglio di utilizzare dei fili più sottili, quelli non vanno bene. Più grosso sì, ma più sottile no. Adesso vado a mettere il filo e dopo possiamo iniziare il ricamo. Inizierò la lavorazione del ricamo partendo dalla base. Per chi lavora con la mano destra, inizierà da questo punto e andrà avanti così, in questo modo, fino a finire tutto il petalo. Ma per chi lavora con la mano sinistra, inizierà dalla parte opposta, nella parte sinistra, andando così, fino a finire il petalo. Poi ci spostiamo nell'altro e così andremo avanti fino a finire il fiore. Alla fine andremo a lavorare la parte centrale. Per cui prendete il vostro filo. Non dovete fare nessun nodo e inizierò. Ovviamente io sono mancina, però vi farò vedere per la mano destra. Ok, vedete qua c'è questa V. Io dovrò passare con l'ago qua dentro, ovviamente dalla parte di sotto. Ecco, in questo modo. Per iniziare a fare la prima maglia che andremo a lavorare tipo a maglia rasata. Lascerò una codina perché alla fine andrò a nasconderla. Ok, adesso questo marker non mi serve più, lo devo tirar via e andrò a fare la prima maglia. Per fare ciò, ok, vedete queste due barrettine, noi dobbiamo andare sopra, entrare con l'ago in quella di sopra, passare sotto in questo modo, vedete? Per coprire questa barrettina.
non dovete tirare. Dopodiché, per coprire l'altra barrettina, per creare la nostra maglia, dovete entrare con l'ago esattamente dove avete iniziato. Sarà qui. E io vado a passare l'ago in questo modo. E così si è creata la prima maglia. Vedete? Dopodiché vado nella prossima, che sarà questa. Io mi trovo sul rovescio e vado ad entrare qui dentro. Avvicino un po', forse si vede meglio. Ok, nella maglia accanto. Ok, questo per chi lavora con la mano destra dovete andare in questa posizione, entrare con l'ago, per chi lavora con la mano sinistra andrà in senso contrario. E vado nella maglia di sopra, vedete, questa è la maglia che devo coprire. Vado nella maglia di sopra. E passo il lago. Ops. Ok, deve essere così. Ok, poi ritorno. Mi raccomando, non stringete le maglie, ma non dovete neanche lasciarle larghe. Li sistemate sempre quando andate avanti. Poi ne devo fare un'altra, che sarà la terza. Vedete? Vado qua dentro. Ops. Sarà tutto in questa posizione. Dopodiché ritorno da dove sono uscita. E così noi abbiamo realizzato la prima riga. Ok? Io mi trovo in questo punto, vado a lavorare quest'altra in cui devo realizzare 1, 2, 3, 4, 5 maglie. Per cui mi sposto. Devo fare praticamente questa riga e iniziare in questo punto e finire in quest'altro. Per fare ciò, io mi trovo sul rovescio del lavoro, entrerò qua perché devo coprire le maglie dalla parte di sopra, la maglia della parte di sopra, per cui devo entrare nella base. Entro nella base. E vado a coprire la maglia. Io andrò adesso in questo modo, come per la mano sinistra, ma voi, se non riuscite, andate così a coprire la maglia. E lo stesso viene lo stesso, non importa da che lato state entrando con l'ago. Per cui per coprire questa maglia vado sopra a prendere le due barrettine. Ok, dopodiché ritorno qua dentro. Io trovo questo metodo più semplice di quello che ho visto un po' in giro. Ci sono diversi modi per realizzare un ricamo a maglia. Poi entro qua dentro. E vado avanti come avete visto fino adesso. E ritorno. Poi, man mano che andate avanti con la lavorazione, troverete voi i modi più semplici da ricamare. In questo caso, per non passare sempre sotto al mio lavoro, posso passare l'ago, vedete, a prendere queste due barrettine
e uscire dove sarei dovuta entrare dal rovescio. Ma voi ovviamente fate come vi viene più semplice. Non vi voglio confondere, ok? Può sembrare complicato, ma non lo è affatto. Bisogna soltanto fare un po' di pratica, ovviamente come in tutte le altre cose. Ok? Entrate dentro, che questa è la versione più semplice. Ok? Così non perdete la riga. Vedete, sono qua dentro. E poi per coprire questa maglia vado in quella superiore, che sarà questa. Ok? E poi ritorno. Sistemate le maglie in questo modo, tirando leggermente il vostro lavoro. Dopodiché devo realizzare ancora un'altra perché devono essere 5. Per cui devo entrare con l'ago nella riga precedente, vedete? E poi fare l'ultima maglia di questa riga. Ecco, entro qua dentro. Perfetto. Per adesso abbiamo una cosa così. Abbiamo realizzato praticamente la prima e la seconda riga. La terza riga è identica alla seconda, per cui sarà molto più semplice. In questo caso non devo prestare troppa attenzione. Passo l'ago nel centro della maglia. Dopodiché devo coprire quest'altra riga, ok? Per cui, per come avete già visto fino adesso, per coprire questa maglia devo passare nella maglia successiva superiore. E poi rientro qua dentro. Okay, entro nel centro e vado nella maglia superiore. E poi ritorno da dove sono uscita. Dopo, man mano che prendete il passo, il tutto andrà molto molto più veloce. Anche se tirate per sbaglio una maglia troppo, è molto facile da risistemarla utilizzando l'ago con cui state lavorando. Per cui questo è un modo molto molto bello. Ci sono vari modi per ricamare, per come dicevo, si può ricamare con il metodo jacquard o ferraille direttamente nel momento in cui si sta lavorando il progetto, utilizzando ovviamente i vari colori richiesti del vostro schema. Io lo trovo un po' più confusionario, anche se utilizzo quel metodo per fare diversi progetti a maglia, ma quando utilizzo più colori mi viene un po' difficile, visto che ci sono tanti gomitoli e i fili si attorcigliano tra di loro. Ma ovviamente questo sarà in base ai propri gusti, come uno ci si trova meglio. Ok, abbiamo lavorato anche la terza riga.
Per realizzare la quarta, vedete, ci sono tre quadratini, per cui esattamente come la prima riga che abbiamo fatto. Per cui entrerò qua dentro perché ho chiuso nella parte sinistra. Vedete, non dovete neanche girare il lavoro perché si riesce tranquillamente a capire dove dovete entrare e uscire con l'ago. Poi vado nella parte superiore. E poi entro qua dentro. Ok, io finisco questa riga, dopodiché vado a completare il mio fiore e ci vediamo al lavoro finito per farvi vedere il risultato finale. Ed ecco come si presenta il mio fiorellino una volta finito. Dopo aver realizzato il ricamo, dovete andare a bloccare il vostro lavoro. Io utilizzo un panno di cotone e lo metto sopra. Dopodiché vado con il ferro da stiro. Spero che questo video tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande, fatele pure nella sezione commenti e io con questo vi dico alla prossima. Ciao ciao!